stata proprio la luna della mia mente. Io ho visto tutto, è una tortura, sta per dire. Per la mia morte, è un santo sessuale, a mamma, sei. 7 anni, 8 anni, 9 anni, torno a me, sono arrivate tra quattro prete di Iran, mettendo tonto, pigiama, giù frotto, ma giù usi, abusate per culo. Diceva di aprire la bocca, a me faceva schifo. Gli abusi continuavano su anche se Adamasso mi metteva le dita là dietro, mi ha infilato tutto dentro, con violenza. Io non capivo, ero talmente piccolo. Cioè, non ho mai parlato, essendo sordo, non riuscivo neanche a parlare. Guarda, non parlavi proprio? No, non neanche sentivo la mia voce. Chi ha abusato di te, di quelli che sono ancora in vita? Don Piccoli, quel prete Don Piccoli è terribile. Io, vabbè, tante volte, ma torno mio. Torna per pensione, noto, cuore. Come si chiama? Torna a cedo per cuore. Ci siamo persi, non ci ricordiamo più. Don Piccoli, che stanza è? Piccoli? Te abbondo la colpa, sovrabbonda la tua misericordia. In Cristo nostro Salvatore. Avanti! Chi conosce questi? Perché non li conosco io. Siamo suoi ex studenti dell'istituto. Sì. Sì. Ex studenti. Ex. Sì, sì. Pensa, sì. A Verona si parla spesso dei scandali nel Provolo. Quindi a me faceva piacere capire se erano vere queste voci. Passati. Quelle cose che dicono l'associazione dei sordi sono vere? Cose che è molto di vero, ma siccome sono corrotti loro. Chi? I sordomuti. Sì. Cioè, tutti i corrotti che hanno interesse in gradire. Non sono vere queste cose? C'erano veri, veri, sì. Ma anche sesso con i bambini, masturbazione. Sì, era prima un assistente di Baccacari, che dopo o vai in America o vai a Battoni a casa, no? E lui ha preferito tornare a casa. E dopo c'era quel fratello lì, che si chiama Urso Sergio, no? Che faceva sport con i ragazzi soliti. Dentro la cambiarsi, eccetera, no? Chiudete la porta a chiave, eccetera, no? Però ci metti che te la reprai, la prossima andava a vedere. Che andava a vedere? Porca madonna mia. Che faceva? Visitava lui il povero. Visitava? Visitava il povero, come era, eccetera. Ah, allungava le mani? Beh, anche, prendeva anche il membro maschile, tutto quanto. Si toccavano, si masturbavano, eccetera, dai. Era debole, caro, mi pare. Dopo che era Spinelli, dicevo scherzi di mano, c'è da un rito, dopo c'era da un nadino, c'era morto adesso. Ma c'era il professionista. Cioè abusava? Capito, se struccavo era, per struccare diventa duro, non sai come era, la cosa. Quindi era una cosa comune, frequente? All'epoca sì. Lo facevano un po' tutti i preti? Un po' tutti, sì, sì. Sesso pure? Sì, 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 sì. Sesso? Sì, sì. I preti quando si sapeva venivano allontanati poi? Porti via. Quando si scopriva. C'era Don Turati, per esempio, Don Turati, anche quello faceva dopo. In America. Venivano mandati quando si scopriva che avevano fatto abusi sui bambini. Sì, 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 sì. E questi preti del Provolo che sono stati mandati in Sud America, erano tutti pedofili. No, non tutti, dai, non tutti, non per salvare, dai. Non tutti. No. Però? Qualcuno c'era. Que es el Instituto Provolo y todo lo que se empezó a desencadenar a raíz de una denuncia. Horror que han vivido algunos niños en ese instituto por parte de dos sacerdotes y también de personal. Este que está acá, Nicolás Corradi, que dice Argentina, pero es italiano, viene de Verona. Non dicono Corradi quando era chierico dell'istituto, mentre ero a fare pisciare toilette e veniva, mi ha abusato, masturbazione. L'istituto per sordomuti? Questo?
Questo qui? No, in questo momento non può venire nessuno. Conosceva il padre che è stato arrestato? Il padre è in America dal 1972. Però prima lavorava qui? Non saprei. Ci sono ancora all'istituto Provolo preti accusati di pedofilia? Sì, assolutamente sì. Sono ancora quasi tutti lì. Don ad esempio è uno di questi preti, accusato da Giuseppe Consiglio e anche da un'altra vittima, questo sta ancora al Provolo. Non è controllato, quindi sicuramente la possibilità di entrare a contatto con i bambini ce l'ha. Ciao, possiamo parlare un po'? Ciao. Come sai il mio nome? Lo so perché tu sei mio insegnante. Ricorda di me, nell'istituto Gresi Nera. Dove? Istituto Gresi Nera. Che confondi? Mai andato su Gresi. Io ho insegnato molti anni fa, perché insegnavo qua. C'è la Melissa? No, perché l'aria dei gomi, ma assolutamente no. Che io mi ricordo bene, può ricordarti i capelli calvi, no, per 5 anni ho chiesto tu. Ho già chiarito con la tribunale, ho già chiarito, basta, non sono mai andato ad insegnare alle scuole, basta. Sì. Avete detto, ma c'è niente, ma non è mai defunto. È uno dei sacerdoti che non ha mai, se mi avessi parlato di un altro sacerdote che poteva essere nelle grandi festività venivano, posso riuscire a capire, ma proprio no, anche perché in quegli anni lui era ammalato. Tu hai mai visto? Sì, l'ho visto nella chiesa di Santa Maria del Pianto. Anche tu andavi in quella chiesa? Sì, anche io. Non c'era una consuetudine di fare le confessioni nella chiesa? No. Tu ti ricordi se i bambini come te venivano accompagnati nella chiesa per le confessioni? Sì, mi ricordo che le suore ci accompagnavano nella chiesa. Una di queste era suor C***o. Un laico per questo motivo. Quando si tratta di questa situazione proprio io devo avere un testimone. Non è mai successo che i accompagnati nella chiesa. Che lo sappiano. Che lo sappiano. Ma lei se lo ricorda delle suore che accompagnavano i bambini in chiesa? Sì. Beatifica di Grazia veniva del gruppo e c'era la suora col gruppo. Sì. Uno alla volta veniva a confessarsi, finito, andavo ad altro. Suora che era la collezione di ragazzi sordi e sordi normali, dai 5-6 anni fino a qui a 15 anni. Quando veniva a confessarsi deve dire che avevo un grosso gruppo. Ma allora io con i ragazzi, l'unico scherzo che ho fatto era è quello di un ragazzo che ho toccato solamente dove dovevo, che era un ragazzino, insomma, che viene sempre trovato in camera perché era coccolone, era freddo, dove c'era la mia camera, fuori, a un certo punto, insomma, mi faceva vedere, insomma, la maschile, come so. Perché lo toccavi? Perché ti piaceva? Perché bene, lui è stato lui farmi vedere insomma, la maschile, no? Lui di sua spontanea volontà? Sì, mi raccontava appunto che faceva ragazzi, no? Facciamo vedere la maschile, vedi, adesso il tetero, dopo il numero, cioè, però lui a un certo punto, la sua testa anch'io, sai, per dietro, dico, scoccato, dico, basta, l'unico volta. E comunque, quello che succedeva lì nella stanza con questo ragazzo, cioè comunque era un peccato, no? No, dipende se è un peccato vito, perché in basso a un certo punto era uno scherzo, insomma, uno scherzo quelli, no? Perché si diventa mortale quando si sta con la donna, cioè era più grave. Il peccato cos'è? Il divertirsi del male proprio, era compiacersi del male, quello è il peccato, era la prima cosa, vai per necessità, per scarsetto così e fai niente, era, dai. Come uno ha il vizio di fumare, eccetera, uno ha il vizio, è il vizio.
senti bisogno proprio di sfogare. È vero che quando tu si è confessato hai il dovere di dimenticare. Nosotros en Argentina hemos intentado llegar al Papa Francisco, todas las víctimas, y nunca nos recibió, ni siquiera cuando él era cardenal. Estoy segura que lo sabe. ¿El Vaticano era stato informato di questi preti pedofili? Era stato informato perché le vittime già nel 2013 o nel 2014 avevano scritto una lettera al Vaticano. E non avendo ricevuto risposta in tutti questi anni, abbiamo deciso di andare a Roma e consegnare personalmente la lettera al Papa. Ha chiesto perdono per quello che è successo e ha detto di pregare per lui. E basta. In questa lettera c'era anche il nome di Don Nicola Corradi? In una seconda lettera allegata alla prima c'erano i nomi di tutti i preti ancora in vita accusati di abusi e tra questi c'era anche il nome di Don Nicola Corradi. La lettera di risposta ci è arrivata a firma di Monsignor Becciu dopo qualche mese e niente, il Papa diceva che ha passato la nostra lettera alla CEI. Siamo ancora in attesa di risposta. Commissione nominata dal Vaticano ha indagato sui fatti del Provolo nel 2010. Nel 2012 il Vaticano ha ammesso gli abusi, però da allora non abbiamo più saputo niente. I preti hanno ricevuto sanzioni molto lievi e degli altri non si è più saputo niente. Abbiamo chiesto più volte che rinunciassero alla prescrizione e subissero un giusto processo, ma ciò non è avvenuto. Mi è rimasto rosso dal viso, mi ha detto perdonami e ha fatto una preghiera, però a me la preghiera non mi serve perché ormai la mia vita è rovinata.